Sì, la Giunta Comunale di Pistoia torna al suo impianto originario, quello del progetto di governo, 5 assessori, un numero che è il più basso tra i comuni capoluogo d'Italia. Abbiamo in questi mesi alacremente lavorato con i 4 assessori che tutti sono confermati perché sono anche cresciuti collegialmente nel lavoro di governo della città. Oggi la Giunta ricostruisce il proprio plenum con un 5° assessore di grande qualità che è Giuliano Palagi. Giuliano Palagi è una figura dall'altissimo profilo tecnico, un respiro nazionale ed internazionale anche di esperienza di pubblica amministrazione, ha avuto ruoli anche manageriali molto significativi, da ultimo in questo senso direttore per 10 anni generale della provincia di Pisa, ma anche di rilevanza nazionale, collaborando in diversi gabinetti e ministeri con altrettanti ministri nel governo nazionale. Tra le molte esperienze è stato anche, così ci siamo conosciuti, membro del nucleo di valutazione del Comune di Pistoia dal marzo di quest'anno, il che significa che ha uno sguardo sulle cose della pubblica amministrazione competente come derivante da questa vastissima e qualificata esperienza, ma anche uno sguardo specifico sulle cose del Comune di Pistoia che deriva da questo vero e proprio valore aggiunto di una esperienza selezionata attraverso il curriculum anche in quel momento, cioè nel marzo dell'anno scorso, nel nucleo di valutazione. Naturalmente da oggi il nucleo di valutazione non ha più tra i suoi componenti Giuliano Palagi, il quale invece diventa il nuovo assessore della Giunta Comunale di Pistoia, confermando gli equilibri politici di cui sapete che sono nati con le elezioni amministrative del maggio del 2012, ma arricchendo la Giunta di una competenza dal profilo tecnico molto rilevante, quello che si direbbe il civil servant, cioè una figura diciamo, dalla passione civile e politica indiscutibile, ma nel senso alto, etimologico, non ha nulla a che vedere con ragioni politico-partitiche, anche perché Giuliano Palagi è al suo primo incarico dal punto di vista politico. Ha accettato questa scommessa per l'anno e mezzo che conclude l'esperienza di governo della città apertasi appunto nel maggio del 2012, credo di poter dire, per una profonda consonanza ideale, civile e culturale innanzitutto, che abbiamo registrato nel nostro primo incontro già dal marzo di quest'anno. Ho apprezzato in lui doti di grande equilibrio, concretezza, oltre che una professionalità rimarchevolissima intorno ai temi della pubblica amministrazione. Questo consente anche per le deleghe che gli ho appena attribuito con un decreto che ho appena siglato venendo dalla riunione della Giunta Comunale, che riguardano la struttura comunale in particolare. Giuliano Palagi si occuperà del bilancio, del personale, del patrimonio pubblico, ma anche dell'edilizia privata. Si occuperà anche, perché la sua è un'esperienza molto rilevante, su questi temi, in particolare intorno alla vicenda di avviso pubblico, una vicenda importante per la legalità democratica, diciamo, del Paese, con le deleghe appunto alla legalità, alla trasparenza, che in qualche misura diciamo, rafforzano, sviluppando un tracciato segnato fin dall'inizio di questa esperienza amministrativa, il canone di trasparenza assoluta, di accessibilità a tutti gli atti, di legalità come costume per il governo della città, insuperabile come elemento di riferimento culturale innanzitutto. E poi appunto la digitalizzazione dell'ente, la comunicazione, cioè tutte le deleghe che afferiscono al funzionamento della macchina comunale in favore dei cittadini. Noi vogliamo accelerare molto questo profilo di relazione positiva con i cittadini, migliorando, rendendo più flessibili, più adeguati all'utenza tutti i nostri servizi. La regia di Giuliano Palagi, sia per il bilancio che per il personale dell'ente, consentirà di mettere su un terreno più avanzato il lavoro molto importante già svolto fin qui dal vice sindaco Daniela Belliti. Infatti, contestualmente, Daniela Belliti assume una responsabilità diversa, più proiettata nel rapporto con la città, che è quella dell'ambiente, della mobilità, del verde, confermando le deleghe alle partecipate, che si intrecciano come coessenziali con le deleghe per le politiche ambientali. Basti pensare al tema, diciamo,
dei rifiuti, della gestione del servizio di igiene urbana, ma anche per la mobilità, il trasporto pubblico collettivo, il rapporto con il soggetto gestore, da questo punto di vista per noi, come sapete, strategicamente rilevante. E Daniela Belliti assume anche, come Giuliano Palagi per l'edilizia privata, alcune delle deleghe fin qui aveva il sindaco. Penso in particolare ai servizi decentrati, alla partecipazione. In più si rafforzerà il suo ruolo di vice sindaco nella logica del coordinamento della giunta comunale. La giunta ritorna a 5 e rafforza un profilo che crescerà ulteriormente di collegialità, consentendo al sindaco di fare ancora di più il sindaco, di proiettarsi di più nel rapporto con la città, di avere una divisione del lavoro più razionale, confermando integralmente l'ispirazione del progetto di governo. Proseguiremo in questo lavoro che abbiamo definito improntato al silenzio operoso, di sobrietà francescana, come fin dall'inizio abbiamo avuto modo di dire, quando non andava di moda il francescanesimo, che invece giustamente con Papa Francesco ha assunto una dimensione di riferimento dei costumi a livello internazionale. Noi siamo sempre stati convinti che ogni pubblico amministratore ha diritti come ogni altro cittadino naturalmente, e qualche dovere in più, e che il costume che si deve tenere quando pro tempore si abbiano responsabilità pubbliche è esattamente questo del servizio ai cittadini. Parametriamo la nostra azione come sempre soltanto al futuro e agli interessi generali. Da questo punto di vista Giuliano Palagi, anche per lo stile, per la vita che ha vissuto, per le scelte che ha compiuto nella sua vita, compresa questa di oggi, è perfettamente in linea con questa attitudine. Noi rafforziamo e velocizziamo il lavoro di governo della città, e lo facciamo appunto acquisendo una figura in forza, diciamo, del governo cittadino, che ha tutte queste caratteristiche, che tra l'altro, esattamente come tutti gli altri assessori, si spoglia anche di ogni benefit. Vorrei dire, noi non facciamo in genere proclami da questo punto di vista, ma in un mondo nel quale l'Italia con i soldi pubblici taluno si è comprato anche la biancheria intima, noi non abbiamo carte di credito del comune, non abbiamo posti riservati per le auto, ci paghiamo tutto da soli, il telefono, i giornali, veniamo in bicicletta o a piedi da casa, come dovrebbe essere normale. E naturalmente questa dimensione di cittadinanza attiva, di sobrietà dei costumi e dei comportamenti, è anche quella del nuovo assessore, che garantirà in termini di presenza quantitativa un'adeguata presenza, e dal punto di vista della qualità, alla luce di un curriculum così rilevante, la capacità di subito entrare in medias res, subito di sapere come governare le scelte insieme con il sindaco e con l'amministrazione. Naturalmente questo significa anche che questo nuovo assessore starà dentro le scelte che abbiamo già compiuto di riduzione molto significativa delle indennità, e quindi confermiamo in questo senso anche un profilo di assoluta sobrietà nel rapporto con l'impegno pubblico al cospetto della città anche con questa scelta. Io ho al solito parlato fin troppo, credo che però sì, Giuliano possa e debba aggiungere qualcosa. Lei conosce la struttura, da cosa comincerà? Io credo prima di tutto il contatto e l'ascolto del personale sia fondamentale, ma che è parte di un rapporto con la città che è improntato a quello che diceva il sindaco, cioè il personale, le persone che lavorano all'interno del comune di Pistoia hanno competenze ed esprimono competenze importanti in funzione del fatto che svolgono un servizio importante. Vedete, è molto più semplice lavorare in un'impresa privata che in un ente pubblico, perché lì l'obiettivo è ovviamente raggiungere profitto. Qui la questione è un po' più complicata, e ovviamente alle cose che ha detto il sindaco e alla fiducia che lui ha dimostrato corrisponde la stima e l'apprezzamento da parte mia, non solo del programma che ovviamente va portato a compimento, ma dello stile, dei comportamenti e delle azioni concrete che ho visto in questi primi 6 mesi. Grazie. Benissimo.